La lettura integrale di questo testo richiederebbe una quarantina di minuti e dunque l'ho tagliato moltissimo allo scopo di fare questo breve video. L'ho ridotto a meno di 5 minuti. Perciò si sente che il testo ha patito le cesoie, in alcuni punti è un po' sospeso, un po' monco, un po' vuoto, però la sostanza c'è tutta. È un testo a cui sono molto affezionata, secondo me di rara poesia e di rara tenerezza. Si intitola L'uomo che piantava gli alberi. Una quarantina circa di anni fa camminavo in quell'antica regione delle Alpi che penetra in Provenza. Si trattava di lande nude e desolate tra i 1200 e i 1300 metri di altitudine. Dopo 3 giorni di marcia in una desolazione senza pari, mi ritrovai senza acqua e con l'assoluta necessità di bere. Scorsi in lontananza una sagoma nera che presi per un tronco d'albero, e invece era un pastore. Mi fece bere dalla sua borraccia e mi diede ospitalità nella sua casa di pietra. L'uomo parlava poco, mi disse che aveva 55 anni e che dopo aver perso la moglie e l'unico figlio si era ritirato in solitudine in quella terra brulla e desolata con l'unico scopo di piantarvi alberi. L'uomo si chiamava Elzéar Bouffier. Da 3 anni, ogni giorno, piantava querce depositando ghiande nel terreno con la massima cura. Ne aveva piantate 100.000. Di 100.000 ne erano spuntate 20.000 e di quelle 20.000, mi disse, contava di perderne ancora la metà per via dei roditori e dei disegni della provvidenza. Restavano 10.000 alberi che sarebbero cresciuti in quel posto dove prima non c'era nulla. L'indomani ringraziai l'uomo per l'ospitalità, mi congedai da lui e ripresi il mio cammino. L'anno dopo vi fu la guerra del 14 che mi vide impegnato per 5 anni, al termine della quale decisi di tornare a visitare quei luoghi e rimasi sbalordito. Bouffier aveva ignorato la guerra e continuato a piantare alberi. Passai la giornata con lui, in silenzio, a visitare la sua foresta. Misurava in 3 tronconi 11 chilometri nella sua lunghezza massima. Se si teneva a mente che tutto era scaturito dalle mani e dall'anima di quell'uomo senza mezzi tecnici, si comprendeva come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi, oltre alla distruzione. Bouffier mi mostrò anche dei mirabili boschetti di betulle che datavano a 5 anni prima. Erano tenere come adolescenti e molto decise. A partire dal 1920 non ho mai lasciato passare più di un anno senza andare a trovare Elzéar Bouffier. Non l'ho mai visto cedere né dubitare, eppure Dio solo sa di averlo messo alla prova. Anno dopo anno vedevo la magnificenza della sua opera. Il processo sembrava funzionare a catena perché la riforestazione aumentò le piogge e l'acqua aveva ripreso a scorrere in ruscelli che a memoria d'uomo erano sempre stati secchi. Il vento disperdeva certi semi e con l'acqua erano riapparsi i salici, i giunchi, i prati e i fiori. Ho visto Bouffier per l'ultima volta nel giugno del 1945. La corriera mi depositò a Vergon, che nel 1913 contava una dozzina di case diroccate e 3 abitanti. Erano dei selvaggi, si odiavano, vivevano di caccia con le trappole. Ora tutto era cambiato. Vergon contava 28 abitanti, tra cui 4 giovani famiglie. Le case intonacate di fresco erano circondate da orti e giardini. Era ormai un posto dove si aveva voglia di abitare.
Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizione umana sia ammirevole. Elzéar Bouffier è morto serenamente nel 1947 all'ospizio di Banon. Nessuno ha mai saputo nulla della sua opera. Il lento fenomeno di riforestazione è stato da tutti ritenuto un evento naturale e spontaneo.